I comuni di Gandellino e Valbondione hanno deciso il passaggio ad Uniacque. A che punto siamo appunto con questo cambiamento in corso? Diciamo che entrambi i comuni hanno deciso di, entrambi sono già soci di Uniacque come altri comuni, hanno deciso di passare il servizio di gestione del ciclo idrico integrato ad Uniacque, in particolar modo Gandellino ha deciso a fine del 2015, mentre Valbondione aveva già deciso un paio di anni fa. Dal punto di vista pratico poi si tratta di ricevere dagli uffici tecnici dei due comuni direttamente la cessione dell'impianto. Per quanto riguarda Gandellino, la cosa è già avvenuta e dall'11 di gennaio di questo anno abbiamo già preso in totale gestione il comune di Gandellino. Si tratta quindi della captazione, si tratta anche della valutazione dello stato di fatto delle opere necessarie per quanto riguarda il sistema del reflow, che attualmente ha delle criticità proprio perché diciamo in difficoltà nei vari anni di poter adempiere a una strutturizzazione dei punti terminali non depurati. Per quanto riguarda Valbondione, siamo ancora in fase di sopralluogo, di verifica delle condizioni della captazione dell'acqua e dello stato della consistenza della rete idrica del reflue. Quindi ad oggi non è stato ancora preso in carico, cosa che avverrà nei prossimi mesi. A Valbondione in questi giorni si discute dei rimborsi per la quota di depurazione non dovuta negli anni passati. Come si comporterà Uniacque subentrando? Ma ad oggi lo stato che regolamenta questa modalità di restituzione è l'ufficio UATO della provincia di Bergamo. Per quanto concerne coloro che avevano già delegato il servizio, noi abbiamo suddiviso in due tariffe, in due periodi annuali e incominceremo a restituire nelle prossime bollettazioni dei prossimi mesi. Per quanto riguarda Valbondione, ad oggi non abbiamo nessuna manifestazione da parte dell'UATO di ottemperare in questo modo, però di sicuro abbiamo una riunione nelle prossime settimane che andremo a definire. Sta di fatto che il fatto di dover restituire la quota di depurazione significa che queste opere non sono mai state fatte e non c'è stata la possibilità delle varie amministrazioni che sono avvicendate di farle. Quindi Uniacque è l'unico sistema che potrà permettere a queste amministrazioni di regolare queste situazione dei reflui e della loro depurazione. Tanto è vero che in questa ottica Uniacque quest'anno ha fatto investimenti sul territorio pari a 20 milioni di euro di proprie opere di depurazione, le quali vanno nella direzione di rientrare dalle sanzioni europee, di metterci diciamo, anche al passo coi tempi e poter diciamo, fregiarsi di quella economia legata al turismo sotto tutti i profili, perché altrimenti l'ecosostenibilità ambientale, quando buttiamo ancora i reflui nel fiume, non sarebbe tale.